Amici e amiche di Involume Write, ben ritrovati. Siamo qui a Ingenio, nella Bottega di Arte e di Antichi Mestieri, per la celebrazione del loro 20° anniversario di attività. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Sonia Scallino, assessora al welfare e vice sindaca della città di Torino, alle quali rivolgiamo un paio di domande. Vice sindaca, servizi come questi dedicati al cittadino, quanti sono importanti per diffondere la cultura accessibile all'interno della nostra città? Sono molto importanti, lo sono stati in questi ultimi 20 anni, buon compleanno Ingenio e grazie per tutto il lavoro fatto in questi anni. Sono stati importanti anche in quest'anno di pandemia, quest'anno e mezzo di pandemia, per consentire alle persone che prima si incontravano fisicamente per appunto garantire l'accessibilità, il lavoro di gruppo e la cittadinanza piena a persone che sono in difficoltà. Sono stati importanti in questo periodo con strumenti diversi, abbiamo visto i video premiati, sono pieni anche di ottimismo, allegria, senso dell'umorismo, quindi credo che abbiano aiutato le persone, le attività fatte anche a distanza, proprio a non perdere i contatti e continuare a lavorare insieme, a sentirsi cittadini e parte di una comunità. Qual è il messaggio che volevate trasportare con il vostro video, vincitore del concorso, e cosa vi ha portato a iscrivervi? Noi del centro diurno Il Puzzle, della cooperativa Il Sogno di una Cosa, sono molti anni che collaboriamo con il negozio Ingenio, portando i nostri lavori, facendo eventi, facendo anche mostre. E quindi ovviamente ci ha fatto piacere partecipare a questo concorso. Il video che abbiamo appena visto dentro riassume un pochettino tutto quel periodo, in particolare il primo lockdown, quello diciamo più importante, di marzo, aprile, maggio del 2020, dove siamo necessariamente stati in casa e quindi abbiamo tenuto i contatti con le famiglie, con i ragazzi, attraverso i signori, attraverso gli schermi, attraverso i video, e abbiamo raccolto praticamente una carrellata, diciamo così, di attività che i signori del centro, che adesso per fortuna ci stiamo vedendo oramai da tempo, hanno svolto in quel periodo nelle proprie case, e quindi abbiamo così messo insieme questo video. Il video è meraviglioso, l'abbiamo fatto volentieri tutto insieme, tutto a posto, mi sono divertito molto. È stata un'occasione per cercare di affievolire un po' lo stress derivante dal stare chiuso in casa. È così. Qual è esattamente l'idea che vi ha portato a voler realizzare questo video? Questo video l'abbiamo fatto sempre con i miei amici di Buffoni, l'ha fatto Luca Nicolino, il presidente, e è molto bello questo video. E sono venuto io a prendere il premio. Come giustamente dice Valentina, abbiamo realizzato questo video durante il primo lockdown, proprio per cercare di coinvolgere tutta l'associazione, e non solo, perché abbiamo coinvolto le famiglie, i volontari, i ragazzi che ci frequentano quotidianamente, proprio per cercare di smorzare un po' questa angoscia che man mano cresceva in tutti noi. Quindi il nostro presidente Luca Nicolino ha lanciato questa idea, e tutte le famiglie, ciascuno da casa propria, sulla base della canzone Il cielo è sempre più blu, ha realizzato insomma questi brevi video che poi sono stati montati, e il risultato insomma è piaciuto, e quindi abbiamo vinto questo terzo premio e siamo veramente molto contenti. Allora, Ingenio in questi anni, in questi 20 anni, è stato di supporto alla cittadinanza, al vicinato, ai ragazzi soprattutto. È stato un luogo d'incontro, ma soprattutto di aggregazione. Sono stati 20 anni molto belli, molto interessanti, e soprattutto d'impatto, perché comunque in ogni momento appunto si è deciso di fare delle cose, delle manifestazioni, tutti sono stati pronti a darci una mano, quindi questo è il risultato, diciamo, di questi 20 anni. Sono 20 anni di attività. A questo punto la domanda che mi sorge spontanea è: qual è la formula per rimanere così centrali e competitivi come servizio? La formula è sicuramente quella di continuare a mantenere rapporti con tutti quelli che sono dentro il progetto
e man mano di aggregarne altri, nel senso che comunque solo se crei una relazione i laboratori rispondono. E infatti quest'anno che avevamo chiesto per i 20 anni del negozio le lampade per illuminare Ingenio per il suo compleanno, ne sono arrivate talmente tante, nonostante i laboratori siano a ritmo ridotto, come sappiamo tutti, per il periodo, e noi non ce l'aspettavamo. Abbiamo dato l'input a fine gennaio in modo che avessero tempo, per carità, ma veramente non ci aspettavamo una partecipazione così. Quindi è sempre tenere il rapporto, tenere la concentrazione e dare dei rimandi sui prodotti che loro preparano, ed essere pronti anche a fare noi un'autocritica insieme a loro, ma anche invece a dare degli stimoli positivi, perché le cose che arrivano nei 20 anni, devo dire, sono proprio cresciute anche qualitativamente. Volevo solamente ringraziare veramente tutti i volontari, che così ci hanno veramente dato una mano, i ragazzi del servizio civile che quest'anno è stato particolarmente attivo, cioè quindi sono stati veramente di grande, grande aiuto. Grazie a tutti.